Una delle zone più colpite dal coronavirus in rapporto alla popolazione, il Trentino paga anche l'apertura delle piste da sci fino a poco prima del lockdown. In diretta un'altra delle nostre inviate, Giulia Serenelli. A te Giulia. Sì, esatto, il Trentino è una delle aree più colpite dal virus in rapporto alla popolazione, un dramma che anche qui si è consumato soprattutto all'interno delle case di riposo. Circa la metà dei decessi di tutta la regione è avvenuto all'interno delle RSA. Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità si è registrato il tasso di mortalità più alto d'Italia, più alto anche di quello registrato in Lombardia. Nella fase più acuta dell'epidemia qui a Canazei, dove ci troviamo, il tasso di contagio ha superato sempre in rapporto alla popolazione il 3%, qui come in altre località dalla forte vocazione turistica, questo probabilmente anche per effetto dell'alto numero di persone che qui sono venute a sciare poco prima del lockdown. In queste aree sono stati utilizzati anche dei cannoni sparaneve proprio per sanificare le strade e dopo oltre un mese di rigide misure anticontagio ora la situazione sta lentamente tornando alla normalità e il tasso di contagio è sensibilmente sceso, come potete vedere qui. In questo periodo sarebbe stato un periodo di grande afflusso turistico, invece ovviamente è tutto chiuso e in strada non c'è nessuno. È tutto a voi.